Ehi, ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yo-Kai Watch 4. Oggi si prova questa modalità particolare. Non ho ben chiaro come si svolgerà, quello che sappiamo è che devo affrontare degli Yo-Kai che usciranno dalla slot. Ok, partiamo con Tuttosso allora, sfida Tuttosso, che forse è quella più facile, dato che poi abbiamo Dorossa e Diamantosso. Iniziamo subito così, senza fronzoli, a tre Yo-Kai, certo, ovvio. Ok, vuoi combatto? Certo che rinuncio, che so, matto che rinuncio. Combatti, combatti. Let's go, yeah! Sono carico a mille! E yeah! Oh, ma sono forti in realtà, ehi! Hai capito? Guardali, che resistenti! Non troppo, eh? Non troppo, un po' di meno forse. No, perché l'attacco iniziale sembrava molto forte, molto debole. E quindi dico, ok, hanno una difesa altissima. O tanti punti salute. Anche se Yo-Kai Watch gioca molto con attacco e difesa e non con i punti salute. Quindi penso che siano proprio... penso che sia la difesa. Ah, ok, è andata. Buono. Ah, qui potremmo farmare se ci capitano nemici più forti. E praticamente quando passa la sfera, il globo di energia, tu lo fai scoppiare e prendi più soldi o più punti esperienza. E questa cosa si potrà fare tranquillamente nel contro Kyra, ok? Contro Kyra prima di affrontare Kyra, prima con le altre sfide, prima di affrontare Kyra, poi quando arrivate a Kyra abbandonate e potete ricominciare il torneo tutte le volte che volete. Ok, combattiamo contro sti quattro saltimbanco, no, sono tre, vabbè, comunque, non importa, quattro per modo di dire. Arachnobue è uno yokai molto brutto. È un incubo. Guarda, vado di Energimax giusto perché... boh, che fa prima? Non gli ha fatto nulla. Arachnobue, ma che sei? Vabbè, a parte Arachnobue pure l'altra volta era forte, quando l'abbiamo affrontato da solo. Quindi... non mi ricordo se poi l'ho fatto vedere nel video, ma mi pare di sì, durante qualche missione extra. Ma sono forti proprio loro! Quindi nascombimbo... oddio, forti in difesa, non in attacco, perché in attacco non ci stanno facendo letteralmente niente. Penso che possano diventare amici questi. Più che altro mi sa che serve giusto per le loro anime. Affronti yokai che non trovi comunemente o che trovi nei portali. Invece nei portali fai la sfida che è gratuita e ti aumenti anche un po' di livello con i punti esperienza. Buonissimo, direi che è molto molto buono come allenamento. Presa, punti esperienza, vai. È nascombimbo, allora. Ma si è ripreso all'ultimo, si è ripreso. Oh, è andato, vai. Oddio, Jack ci sta prendendo le mazzate, anche Abil Guerriero. Praticamente sono io che non mi faccio niente. Grande. E vai fuori, vai fuori, vai fuori. Vola fuori, dai. Ok, prendiamo no con Lightside, mi piace. Normale, ok. Oh, Arachnobue, dai. Cavoli che botte che ci hanno preso i miei amici. Si ricaricano tutti quanti, si ricaricano. Ah, però sono saliti di livello. Molto veloci queste sfide, mi piacciono. Ok, i livelli si sono ricaricati. Andiamo col Diamantosso. Vai. Diamondo Dani. Diamondo Dani. Oh, è nato mostro! Wow! Questa sarà tosta. Dovrò impegnarmi. Sì, magari uso anche l'Energy Max di Cole, prendo Asura. O Akala Celestiale, quello bello tosto. Anche se Akala del Tuono è quello che fa... attacco più forte, mi pare di aver visto. Ah no, ho sbagliato. Volevo mettermi dall'altra parte. Ma allora, il noco normale è una pippa, eh. È proprio il noco normale che facevo che era una pippa proprio. Invece questo qui già è più forte. Buono. Energy Globo, prendiamolo, non si sa mai. Ok, preso. Più soldi, bene. Molto bene.
Il Noco è mio? Vabbè, io penso al Noco, voi fate voi contro gli altri che va bene. Ma è andato il Noco? Ah sì, ok, grande. Dov'è? Prendiamogli l'anima, che fa sempre bene. Anche se non hanno la vita scarica, si può rubare l'anima. Molto buono. È una bellissima feature questa. Ma perché Bruno in aiuto? Cioè, non ho fatto in tempo a evocarlo che già ha fatto l'Energimax. Allora. Mi ha fatto anche sbagliare perché con il tempismo, perché non me l'aspettavo. Dov'è? Puntalo, mannaggia a te. L'avevo rimesso il puntatore, ma a quanto pare si è levato perché, boh, il gioco gira così. Mal di testa? Mi dispiace. Interessante! A parte anatocomico ce l'abbiamo, quindi anatomostro serve a poco. Però oro. No, non male, dai. Si può sempre prendere, dai, se è buono. 34.000 punti. Capite perché ora dovete fare queste sfide voi? Qua però queste qua, ragazzi, cioè, io sono a livello quasi 90 e le trovo difficili. Difficili dal punto di vista di sconfiggere i nemici, ok? Però per il resto sono. Non, prendo molti danni, prendo, ma sono fattibili. Proviamo un po' un'altra volta diamantoso, poi vado indietro, vado. Costa 30.000 yen. Wow. Ah, quindi gratis una volta al giorno. Tu quanto ci fai pagare invece? 10.000 e tu 1.000? O 500? 3.000. 3.000, 10 e 30. Ah, certo, come il gioco, come Puni Puni. Non so se il livello dei nemici che affronti è lo stesso che hai tu. Potete provare magari se non ci siete, se quando arrivate a questo punto, se non siete ancora a livello 80, magari potete rendervi conto poi. Quindi mi pare che allenarci all'arena con. Nera? Ah, ok. Allenarci all'arena con Dorosso, Tuttosso e Diamantosso sia molto efficace. Perché prendiamo 34.000 punti con Diamantosso. Quindi direi che ne vale davvero la pena. Vabbè, sì, dai, 30.000 yen. Spendiamo questi soldini che tanto ce l'abbiamo. A voglia quanto ho farmato qui. Com'è che si chiama questo Nord di Corso? Bello! Bello come nome, mi piace. Orso Demone, bello! Grande! Bellissimo! Oh! Vai! Vorrei dire una. Vorrei fare una battuta qua, ma non è carina. Ah, però, ha ancora tanta vita, ma possiamo già prendergli l'anima? Guarda, tanto tempo risparmiato in questa maniera, eh. Tantissimo, no poco. Guarda che si è girato. Vai, Shuka, grande. Te l'ho tolto, scusami. Comunque, questa era la sfida della Slot Kai. Molto carina. E ce n'hai una al giorno gratis, ma se non vuoi aspettare devi pagare. Carina come cosa, per fare punti a questi livelli, quando sei a livelli così alti, ti passi una mezz'oretta qua dentro, sfidando Diamantosso, ti fai un bel po' di punti. Ad ogni modo, per questo video è tutto, vi ringrazio per averlo seguito, nel prossimo episodio farò Blasters, continuerò Blasters, perché devo assolutamente andare avanti, devo assolutamente finirlo, non manca molto. E non manca molto neanche per fare certe missioni che vedremo negli altri episodi. Torno a fare un po' Blasters, un po' le missioni, perché Blasters sta finendo, quindi lo finisco e poi torno a fare le missioni quelle più interessanti. Direi che stiamo arrivando alla fine del gioco. Ad ogni modo, per questo video è tutto, vi ringrazio per averlo seguito e ci vediamo alla prossima. Ciao!